Hello? Uh -huh. Nella pericope precedente il Signore ha preso in esame l'elemosina e oggi allo stesso modo prende in esame la preghiera. Ecco, sono... I, le due pericopi sono molto simili, i motivi sono, ehm, sono paralleli. Ecco, anche se eh, nel passaggio di oggi troviamo delle cose nuove, diverse da, dalla pericola più precedente che parla invece della pratica cristiana, dell'elemosina. Al versetto 5, all'inizio, Gesù ritorna però a, a parlare dell'ipocrisia. Quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Allora, come per l'elemosina, eh, c'è da fare una, una certa attenzione, ecco perché... Il Signore, come abbiamo già detto nella pericope precedente, guarda l'intenzione. Allora l'ipocrita è l'attore cinematografico, l'ipocrita è quello che fa una parte che non è la sua. Ecco, quindi lui di per sé è solo un figurante. E ecco, l'ipocrita, soprattutto in questo... In questo ambito nell'ambito del religioso è un uomo che ha una una dicotomia una schizofrenia ecco dentro ha un'intenzione fuori ne manifesta un'altra ecco e si tratta schizofrenia vuol dire separare e e quindi si può parlare di una schizofrenia spirituale. In che senso? L'uomo in generale tende a mostrarsi, a far vedere le sue capacità, a mostrare le sue capacità, a mostrare la sua, la sua ricchezza, ad esempio. Eh, in tanti modi, oppure ecco, anche nel campo dello sport, ecco, è chiaro che è una vetrina dove si, dove si vede chi è, chi è più capace, chi ha più... e questo è una cosa abbastanza normale. Ecco, però eh, la differenza, come ho detto anche nella pericopia precedente, è che in ambito spirituale <coughs> È molto pericolosa questa schizofrenia come ho detto prima perché il cuore non è in linea con i nostri atti con le nostre parole quindi anzi è in antitesi spesso nell'uomo nell ipocrita e quindi è una malattia pericolosissima noi vediamo vedremo nel Vangelo di Matteo le invettive di Gesù contro gli scribi e i farisei, dove Gesù mette in piazza questo, questo atteggiamento doppio, questa doppia vita, diciamo così, e ecco, questo volere apparire. Abbiamo già detto l'altra volta essere o apparire, e lì a un certo punto che si gioca tutto su questa scelta fondamentale, poi dopo viene tutto il resto. Ecco, i religiosi d'Israele che e, si credevano puri, e quindi rifiutavano il, il, il battesimo di Giovanni, che era un battesimo di penitenza per, per il riconoscimento dei propri peccati, perché sì, si reputavano uomini santi, retti, ecco, la loro osservanza della legge così minuziosa, e però lì ecco, è stato il loro primo errore, ecco perché il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico, ci dice che ogni uomo è peccatore. Ecco, quindi avere una stola da sacerdote non vuol dire niente. E vediamo la deriva nei Vangeli, vedremo successivamente la, la deriva di questo atteggiamento che porterà la classe... La gerarchia religiosa di Israele, anche la, la, la casta religiosa tutta intera all'omicidio, all'omicidio del re Messia, al deicidio, si deve dire. Ecco. Quindi è un atteggiamento pericolosissimo. E Gesù ci fa vedere in questo passaggio come evitare mh, completamente questo, questa possibilità di schizofrenia anche nella preghiera. Ecco, è molto ironico quando Gesù, l'abbiamo già visto nella pericope precedente, dice che hanno già ricevuto la loro ricompensa. c'è cioè questa approvazione dagli uomini, Gesù gliela lascia in modo sarcastico. Eh, ce l'hanno già la loro ricompensa e non ne avranno un'altra, non avranno quella vera. E, e qui eh, appunto entra in gioco anche un altro elemento che è la valutazione che dà l'uomo, che, che si dà l'uomo o, o che dà ad altri uomini è la valutazione che invece dà, dà Dio agli uomini ecco c'è una grandissima differenza il profeta Isaia dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri le mie vie non sono le vostre vie così come il cielo sovrasta la terra così le mie vie sovrastano le vostre vie ecco avere la, la compiacenza di, di uomini ecco, non sempre è positiva, perché l'uomo giudica in modo molto superficiale, mentre Dio, come abbiamo detto precedentemente, Dio guarda il cuore. E quindi c'è uno sguardo di Dio: e uno sguardo dell'uomo. Ecco, allora lo sguardo, lo sguardo di Dio. Eh, è uno sguardo ai raggi X che guarda l'uomo dentro al di dentro. Lo sguardo dell'uomo è superficiale. Ecco, l'uomo guarda come sei vestito oggi è molto banale. Il mondo di oggi è banalissimo, proprio è superficiale al massimo, materialista, superficiale, si possono dire tante cose. Si giudica una persona se ha tra i giovani anche questo succede. Se ha il vestito alla moda, se è vestito bene, se è pettinato bene, se è bello, se è brutto. Ecco, è chiaro che lo sguardo di Dio è tutta un'altra cosa. Lo sguardo dell'uomo non, non ha nessuna importanza agli occhi di Dio. L'importante è, se dobbiamo dare un giudizio sull'uomo, eh, l'importante è avere avuto la conoscenza dell'individuo che, che dobbiamo valutare, ma una conoscenza interiore, un po' più profonda. Ecco, lo sguardo di Dio che è così di, distante dal nostro ci spinge anche a noi, nei, nei nostri rapporti, ad andare in profondità nei giudizi. Diamo sempre un giudizio su qualcuno, ma bisogna darlo in modo oggettivo e in modo approfondito. Ecco. E quindi guardiamo come Gesù nella preghiera ci dà un consiglio per evitare questa deriva, ecco la possibilità che entri anche nella cosa più sacra che è la preghiera, la vanità, il voler apparire eh, invece che il voler essere. E Gesù dice tu invece quando preghi entra nella tua camera. È eh, molto interessante che mh, questo termine tamion in greco indica la stanza interna segreta personale dove non ti vede nessuno. Questo è il luogo della preghiera. Perché è un incontro con Dio. Dobbiamo anche soffermarci sull'inizio del versetto, su questo tu. Tu invece è bellissimo perché perché Dio ci interpella singolarmente e poi ci chiede un tu nella preghiera, ci chiede un colloquio personale profondo come due innamorati. Guardate che quel termine lì, Tamion, che è tradotto giustamente la, la camera, ecco, ma è un termine che lo troviamo nel cantico dei cantici dove si celebra... L'amore dello sposo e della sposa e dice così il cantico al capitolo 1, al versetto 4 mi introduca il re nelle sue stanze, gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino, ha ragione, ti amano. Allora il tamion, la camera, è la camera nuziale. È una cosa estremamente seria. Allora, la preghiera, fatta in segreto è il luogo del tu con Dio, del colloquio con Dio ed è il luogo del rapporto sponsale tra l'anima la, e Dio eh, che poi Gesù eh, lo chiama il padre tuo che vede nel segreto di ricompenserà e poi c'è anche un altro elemento molto importante eh, Gesù dice quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il padre tu nel segreto. Chiusa la porta. Anche questo è molto importante. Intanto bisogna farlo concretamente, cioè rimanere soli in silenzio nella nostra stanza. E poi bisogna chiudere la porta. Perché così nessuno ti vede, allora lì è un banco di prova anche quello. Eh, abbiamo parlato l'altra volta dei banchi di prova dove Dio ti vede, ti scruta il cuore, te lo mette ai raggi X, ti fa una tomografia assiale computerizzata del tuo cuore eh, per vedere cosa c'è dentro, qual è veramente la tua intenzione, ecco. Allora invece che andare a pregare negli angoli delle piazze o nelle sinagoghe, eccetera, per essere visti, qui c'è tutto il contrario. La preghiera dei, degli ebrei e dei musulmani è una preghiera personale, però fatta in un, in un luogo frequentato. Io adesso non voglio denigrare... No? Qui, So che ci sono molti, più ebrei e più musulmani, li ho visti anch'io, che paga, pa, pregano anche nel segreto. Però la preghiera personale per il cristiano è una cosa estremamente seria. Come ho già detto, c'è questo tu, questo colloquio che Dio chiede a noi: vuole entrare in comunione, vuole entrare in, una, in un dialogo paterno con, con i Suoi figli. E lo vuole fare nel segreto, nella stanza nuziale addirittura, dove ci si dicono le cose segrete, gli sposi nella, nella loro camera si dicono le cose segrete tra loro due, è una cosa bellissima, e così è anche la preghiera, la preghiera cristiana, eh, è chiaro che c'è anche la preghiera liturgica, perché c'è scritto di fare anche quello, e il Signore lo dirà. Ma questa dimensione personale di dialogo con Dio è un polmone della nostra religione che se manca respiriamo, respiriamo male. Il respiro della nostra religiosità è difettoso e pochissimi lo fanno. Ecco, ad esempio la lezione divina, mettersi davanti... Alla Bibbia, un passo del Vangelo, meditarlo da soli nel segreto, dare a Dio la possibilità di parlare: non gli diamo mai la possibilità di parlare a Dio. Entriamo in chiesa, facciamo una genuflessione, mandiamo un bacio a una statua, poi quando ci sono le letture alla messa, spesso siamo mezzi addormentati. E questo Dio bisogna farlo parlare e bisogna parlare con Lui. Ecco, quindi Gesù ti mette ne, ci mette nelle condizioni di, di, chiudendo la porta ed entrando nel talamo nuziale, ecco, nella stanza segreta, ci mette nelle condizioni giuste per iniziare a pregare. E soprattutto ci vuole anche il silenzio, questo è implicito. Poi, Un'altra raccomandazione che Gesù fa al versetto 7 dice, pregando poi non parlate a Vanvera come i pagani, <coughs> i quali infatti credono di venire ascoltati a forza di parole. E che cosa vuol dire non, parla non parlate a Vanvera? C'è un verbo che è usato solo qui, in tutta la Bibbia, battalogheo, ecco, vuol dire cianciare, parlare a Vanvera. ecco. Come due mercanti che discutono sul prezzo di un, di un prodotto, oppure come se noi dovessimo convincere Dio di qualcosa, e qui il punto. E ce lo dice subito dopo il Signore, non, siete, non siate dunque come loro. Conosce infatti il Padre vostro di quali cose avete bisogno ancora prima che le chiediate, allora. Andiamo a parlare, andiamo a colloquio con una persona che sa tutto di noi, che conosce tutte le nostre necessità. Quindi non si può fare una, un dialogo con lui come quando lo facciamo con gli uomini che dobbiamo convincerli di qualcosa oppure strappare, non so, una, avere soddisfazione. Di, dei nostri desideri, ecco, convincere Dio a fare qualcosa, è tutto il contrario. Il dialogo con Dio è, è un dialogo con una persona che sa, sa benissimo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E allora, più che altro, nel dialogo con Dio entra la richiesta, ecco, che posso, è il mettere davanti a Dio le proprie preoccupazioni, i propri problemi, la richiesta di avere luce per quelle che sono, per quelle che sono le, le nostre decisioni importanti, per chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, per lodarlo, per ringraziarlo, questo non lo facciamo mai, per dirgli ti amo perché siamo nella camera nuziale. E... E sono queste le cose che, che bisogna fare nella preghiera. Il libro dei salmi <coughs> ci insegna come si prega Dio. Ecco, il salmista è un grande esperto eh, di, della preghiera, eh, di questo dialogo con Dio fatto a tu per tu. E, e quindi leggere i salmi, ad esempio, è molto utile perché in tanti luoghi... Il salmista riporta la sua, le sue preoccupazioni, la sua angoscia, la sua depressione e dobbiamo vedere cosa chiede a Dio e come lo chiede e cercare di fare nostre le parole del salmista. E, e quindi stiamo parlando con un padre con un amico, con l'amico più grande che dovremmo avere, cioè che dov dovremmo considerarlo come la persona che ci ama di più, perché lo è. Se c'è una persona che ci amerà per sempre è proprio Dio, invece l'amico spesso ti delude, ti tradisce, e così anche nella famiglia non siamo mai sicuri dell'altro. C'è sempre un mistero nell'altro perché siamo nel peccato, ma invece Dio è buono, è misericordioso e sappiamo che è quella persona che ci amerà sempre, a prescindere eh, dagli nostri errori, dalle nostre cadute, eccetera. E quindi non c'è bisogno di, mh, di convincerlo a. A fare ciò che noi vogliamo, perché lui ha degli altri disegni. Qui entra, entra in gioco anche l'elemento dell'abbandono. Se tu parli con tuo padre, ecco, il bambino che parla con suo padre si fida, sa, il, il suo padre sa tutto ciò che ha bisogno. Può fare una richiesta, ma il padre può dire no, oppure può fare una richiesta. E il padre gli può dare un'altra cosa, perché il padre è il padre, il figlio è il figlio. Il padre ha la sapienza e il figlio invece deve imparare. Ecco. E quindi Gesù dice, non siate dunque come loro, il padre vostro conosce dice conosce con questo verbo così importante nel mondo semitico, nell'ebraico, che vuol dire una conoscenza di compartecipazione, conosce di quale cosa avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. Ecco, quindi c'è una grande, per concludere, c'è una grande differenza tra la nostra religione il paganesimo oppure l'idolatria perché perché quando si andava dall'idolo eh, gli si faceva un donativo gli si lasciava un capretto gli si faceva un'offerta si faceva per avere qualcosa in cambio con dio non è così è tutta un'altra cosa nell'ambito di dio tutto è gratuito nell'ambito di Dio eh, noi siamo figli e dobbiamo abbandonarci e lasciare che sia Lui a fare di lui sua iniziativa e a, a darci le cose buone eh, che ci vuole dare. Ecco, invece eh, chi va dall'idolo o, o chi va, eh, a, a, o il pagano, ecco, che va... Eh, <coughs> ad adorare una statua, ecco, eh, eh, chiede all'idolo eh, quello che vuole lui. Ecco. Cioè è una soddisfazione delle proprie passioni praticamente. Io ti do qualcosa, tu, tu, tu mi dai un'altra cosa. do ud des, e questa è una logica umana, non è una logica spirituale. Eh, la logica spirituale è tutta diversa, specialmente nella religione cristiana. Prendo solo uno spunto questa volta. Come ci si arriva a questa modalità di accesso a Dio di preghiera? Ci si arriva dopo un lungo cammino. Ecco perché? Perché nell'Antico Testamento c'era sempre una mediazione tra l'uomo e Dio: c'era il sacerdote e si offrivano gli olocausti al Tempio attraverso i sacerdoti e quindi c'era una mediazione nella nuova economia è tutto cambiato perché in questo passo Gesù ci dice di rivolgerci direttamente al padre senza nessuna mediazione perché siamo figli allora è cambiato tutto ma chi ha operato? Questo cambiamento così radicale anche nella religione ebraica eh? e soprattutto anche in, in una modalità che si differenzia da tutte le altre religioni del mondo, indubbiamente, qua non si scappa. Vi dico una cosa: quando Gesù muore, e quindi eh, con la sua morte si apre. Il passaggio al regno dei cieli succede una cosa molto molto importante si squarcia il velo del tempio cioè si squarcia il velo che chiudeva quella stanza interna del tempio la il sancta sanctorum si chiamava il debir che era la stanza in cui nell'antico tempio di Salomone ad esempio c'era l'arca dell'alleanza, le tavole della legge e, e altre cose. E in questa stanza segreta poteva entrare il sommo sacerdote una volta all'anno, una volta sola, e entrava da solo. Allora vedete che come è cambiata l'economia. C'era ecco, solo questo sommo sacerdote che poteva accedere al luogo più santo del Tempio. E lo poteva fare solo una volta all'anno nel giorno dello Yom Kippur. Quando Gesù muore, invece, si straccia, si squarcia questo velo divisorio e il santuario è aperto, è accessibile a tutti. È cambiato tutto. C'è un cambiamento ra radicale della, del modo di accostarsi a Dio. Ecco. E poi un'altra cosa. Allora quindi si potrebbe dire è finito il sacerdozio, sì è finito il sacerdozio, perché? È, è finito il sacerdozio perché eh, il termine sacerdote nel Nuovo Testamento è usato solo per Cristo e per la Chiesa. I, i sacerdoti, come li chiamiamo noi oggi, si, si, si definivano come presbiteri, cioè erano gli anziani. Allora se noi guardiamo le concordanze vediamo proprio questo, che il termine sacerdote è riferito solo a Gesù e alla Chiesa e quindi vuol dire che anche noi siamo sacerdoti. Perché? Perché il Nuovo Testamento dice che siamo sacerdoti? L'abbiamo visto nella pericope di oggi, perché abbiamo un accesso diretto al Padre senza la mediazione di un'altra persona. Adesso non sto contestando tutta la pratica dei sacramenti, i presbiteri, non li chiamo sacerdoti, i presbiteri sono importantissimi, sono necessari. Però c'è un accesso a Dio diretto che Dio vuole, ti aspetta, ti aspetta per vederti entrare nella tua camera, chiudere la porta, aprire la Bibbia. Ecco, quando noi lo facciamo è il momento magico di Dio perché lui non, non, ve, non vede l'ora che noi facciamo questa cosa e, e che entriamo in comunione con lui personalmente con un tu ma tu quando preghi dice Gesù non dice ma voi quando pregate dice ma tu e quindi c'è un io e un tu c'è un rapporto Personale ora tra i figli e il loro Padre Celeste è cambiato tutto e guardate che anche il diritto canonico, anche, anche la Chiesa di oggi ci è arrivata a capire questi concetti perché sono espressi anche, anche nel, nel diritto canonico in riferimento ai battezzati. Ecco. E, e quindi non sto dicendo delle, delle eresie, ecco. Però solo per, lo dico solo per farvi comprendere come questa economia nuova, questo nuovo modo di accostarsi a Dio sia veramente esclusivo della nostra religione. È chiaro che poi non lo facciamo mai. Sono pochissime, credo, le persone che fanno un po' di lettura divina giornalmente, che si accostano al Vangelo oppure che si mettono in preghiera e che parlano con Dio eh, chiusi ne, nella stanza da soli. Ecco, eh, questo è un, è un grave gap della, della nostra Chiesa Cattolica. Come dicevo prima, eh, è una religiosità con un solo polmone, quindi con un solo polmone nella corsa della vita non si va tanto lontano. E quindi è bene... Recuperare questa pratica che Gesù ci consiglia proprio nel cuore del discorso della, della montagna che è il discorso programmatico di tutto il Vangelo e quindi si potrebbe dire siamo nelle parti più importanti della dottrina di Gesù. Pace bene a tutti e buona giornata!